trasformare i visitatori del tuo profilo Instagram in follower. No, seriamente, voglio iniziare questo video con una domanda. Se tu entrassi nel tuo profilo Instagram in questo momento, ti seguiresti? No, dico seriamente, entra all'interno del tuo profilo, prendi il tuo telefono, guarda la tua biografia, guarda il tuo feed. In pochi secondi, ti seguiresti? E poi fammelo sapere qui sotto, fammi sapere perché ti seguiresti o perché non ti seguiresti. E se vuoi lasciami il tuo username, così andrò a vedere anche io se ti seguirei o non ti seguirei. Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, che è il posto migliore per freelance e content creator che vogliono creare il proprio business online attraverso Instagram. Oggi parleremo insieme dei 5 step fondamentali per poter trasformare i vostri visitatori in follower e follower fidelizzati. Se siete pronti, andiamo subito a vederli. Il primo passo da fare è quello di ottimizzare la tua foto profilo, di renderla professionale, di farla in qualche modo spiccare tra le tante foto profilo. Ma perché è così importante ottimizzare la foto profilo? Perché in realtà la foto profilo è molto più importante di quanto pensi. È la prima cosa che viene vista dalle persone ancora prima di decidere di entrare all'interno del tuo profilo. Pensaci bene, quando vai a commentare all'interno dei post di altre persone, l'unica cosa che si vede di te, a parte il tuo username, è proprio la tua foto profilo. Profilo, piccolina piccolina. Quindi come dobbiamo fare per avere una foto profilo che sia sia professionale sia accattivante, che catturi l'attenzione? Innanzitutto, se sei un personal brand, deve essere una foto di te che ti ritrae. Il tuo volto dovrà essere ben visibile e dovrà essere frontale, o almeno è consigliabile che sia frontale. Se sorridi risulterai sicuramente più accogliente e le persone saranno più portate a cliccare sul tuo profilo e magari poi a seguirti. Sempre che quello che troveranno gli piacerà. Lo sfondo della tua foto profilo, per risultare attraente, dovrà essere neutro oppure usare un colore in palette, a seconda di quella che è la tua palette di colori. Questo perché? Perché la tua faccia dovrà risaltare sullo sfondo, quindi dovrà essere in contrasto con lo sfondo. Se lo sfondo dietro è disordinato, è difficile che la tua faccia riesca a risaltare, soprattutto quando è molto piccola. Se hai bisogno di un tutorial semplice per poter creare la tua foto profilo togliendo lo sfondo dalla tua foto, vai a guardare questo reel qui. Lo trovi sul mio profilo Instagram su f.mentafragola. Il secondo passo fondamentale è quello di ottimizzare il tuo nome, in modo tale che le persone sappiano chi sei e che cosa puoi fare per loro. Insomma, fammi sapere qual è la tua specializzazione. Questo passaggio è fondamentale perché permette alle persone che approdano al tuo profilo di capire fin da subito che tipo di esperto sei. Inoltre, tutto ciò che scriverai all'interno del nome potrà essere ricercabile all'interno della piattaforma di Instagram. Quindi anche persone che non ti conoscono e che non conoscono il tuo nome potranno cercare magari la tua professione all'interno della barra di ricerca di Instagram e trovarti tra i risultati. Questo aumenterà sicuramente le visite al tuo profilo e i potenziali follower davvero interessati a quello che offri. Il terzo step fondamentale è quello di ottimizzare proprio il corpo della tua biografia, quindi la tua descrizione. Una volta che la tua foto profilo e il tuo nome saranno ben ottimizzati per portare e attrarre le persone all'interno del tuo profilo, la tua bio deve essere quella cosa che convince le persone a seguirti. Perché ovviamente non basta che ci siano tanti visitatori al nostro profilo, dobbiamo convertirli in follower e in follower interessati a quello che abbiamo da offrire. E come li convinciamo? Semplicemente con la chiarezza. Più saremo chiari su ciò che offriamo e le persone a cui lo offriamo, più le persone che vorranno raggiungere quel risultato e che si sentiranno di appartenere a quella categoria di persone che noi serviamo, si sentiranno accolte dal nostro profilo. Quindi si sentiranno più capite da noi e si sentiranno più a loro agio a cliccare sul pulsante segui. Naturalmente, se hai bisogno di avere maggiori informazioni su come costruire la tua biografia e renderla efficace, ti consiglio di guardare questo video qui, che è Old But Gold. Il quarto passo fondamentale sono le tue storie. Una volta approdate al tuo profilo, le persone cercheranno il contatto più umano possibile con te. E quale modo migliore di farlo se non attraverso le tue storie? È stato riscontrato che i profili che utilizzano maggiormente le stories parlate sono quelli che riescono a convertire maggiormente visitatori in follower e follower in clienti. E la cosa bella è che per fare questo non bisognerà pubblicare per forza 20 storie al giorno. Non è vero che c'è un numero fisso di storie che ci serve per avere la maggiore visibilità possibile. Basterà essere un pochino smart. Ne basterà anche solo una o due. Ma l'importante è che in quella storia o quelle due storie noi ci facciamo vedere innanzitutto e
Siamo autentici con la nostra audience, accogliamo la nostra audience. Come lo facciamo? Lo facciamo attraverso la creazione di storie in cui parliamo di alcuni tips, diamo alcuni consigli, parliamo di argomenti di valore oppure parliamo di argomenti legati ad alcuni post che abbiamo già pubblicato o post che dovremo pubblicare, contenuti che stiamo elaborando, creando proprio un dialogo con le persone, coinvolgendo le persone rispetto a quello che è il nostro lavoro, rispetto a quello che noi facciamo come content creator. Basterà coinvolgere le persone nel nostro processo creativo, quindi appunto facendo domande, sondaggi, chiedendo la loro opinione rispetto a quello di cui stiamo parlando, alle tematiche di cui stiamo parlando. Questo passaggio riuscirà a far sì che le persone si sentano più accolte all'interno del nostro profilo e questo aiuterà la loro conversione da visitatori a follower e successivamente anche da follower a clienti. Perché le persone in questo modo si sentiranno maggiormente in sintonia con noi, si sentiranno più capite, si sentiranno più coinvolte e per questo saranno più attratte dal nostro profilo, saranno più attratte da quel pulsantone blu Segui, perché sanno che per avere quelle informazioni di valore, sanno che siccome le storie durano solamente 24 ore, per non perderle dovranno seguirci. Quinto e ultimo passaggio fondamentale è sicuramente quello della costruzione del tuo feed in maniera coerente. Anche qui sappiamo bene che la costruzione di un feed coerente e accattivante per le persone a livello proprio visivo ha maggiori possibilità di far convertire le persone da visitatori a follower. Perché diciamocelo, un feed visivamente accattivante rende più semplice per le persone andare a cliccare il tasto Segui. Ma ovviamente il feed non è tutto. Non c'è bisogno ovviamente di essere fotografi o grafici professionisti per avere un feed accattivante. L'importante è mantenere una coerenza all'interno del nostro feed. E che il feed sia chiaro, lineare e pulito. Non per forza abbiamo bisogno di foto da sogno o preset costosissimi per poter avere un feed accattivante. Dovrà essere, ricordiamo, solo accogliente. Dovrà essere armonico a primo impatto. Non è che ci voglia un genio. Se non sai da dove cominciare per costruire il tuo feed in maniera coerente, vai magari ad ispirarti, a cercare ispirazione su Pinterest. Lì trovi tantissime idee di feed da poter seguire. Per poter costruire il tuo, cerca di ispirarti in maggior ragione a quelli che ti sembrano più affini a quelle che sono le tue capacità di realizzazione. È chiaro che se non ho delle grandi capacità grafiche, non andrò a cercare dei feed troppo elaborati a livello grafico. Cerchiamo di essere onesti con noi stessi e di creare un feed che sia semplice, ma che allo stesso tempo sia anche efficace. Ricordati sempre che non serve chissà quale capacità grafica o fotografica, ma solamente un pochino di coerenza e pulizia. Se poi hai bisogno di ulteriori consigli su come creare il tuo feed, ti consiglio sempre questo video qui, un altro Old But Gold. Bene ragazzi, siamo arrivati alla conclusione di questo video, spero che vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Ovviamente, come sempre, non dimenticate di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanellina delle notifiche per non perdere i prossimi contenuti. Se vi è piaciuto questo contenuto, lasciate anche un like di incoraggiamento e ovviamente non dimenticate di seguirmi anche sulla mia pagina Instagram, questa qui, dove pubblico aggiornamenti quotidiani rispetto ad Instagram e alle strategie da seguire. Se non ve le volete perdere, dovete seguirmi.